Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo video. Oggi cominciamo il nostro viaggio e lo facciamo ponendo la lente di ingrandimento su un aspetto cruciale della storia in generale, ovvero la cronologia. Tutte le conclusioni storiche dipendono dalla data attribuita agli eventi descritti nelle antiche fonti. La storia dipende dalla cronologia e a seconda di essa si ha una determinata storia. Essa è formata principalmente da vari eventi e personaggi che si susseguono su una linea temporale cronologica fissata ormai qualche secolo fa e che si basa essenzialmente sulla cronologia romana, che è la spina dorsale della cronologia globale e della storia consensualmente adottata. Esistono più versioni cronologiche, ma quella arrivata a noi attraverso i libri di scuola e che fa da fondamento per la storia oggi conosciuta è la versione del teologo Giuseppe Scaligero, che durante il XVI-XVII secolo pubblicò due opere principali che presentavano essenzialmente delle tabelle che riportavano le date e le descrizioni, gli eventi che si susseguivano in ordine cronologico. Successivamente il suo lavoro fu ripreso e continuato dal gesuita Dionigi Petavius, anche lui autore di alcune opere che insieme a quelle del predecessore Scaligero vennero adottate per la costruzione di una nuova versione storica, introdotta durante l'epoca delle riforme dal XVI al XVIII secolo, non senza molte ripercussioni. Infatti, già dal primo giorno in cui venne introdotta, vide delle importanti critiche nascere dagli studiosi del tempo più disparati, e molti di loro affermarono quanto questa versione fosse inconsistente, piena di contraddizioni, con date ricavate da metodi di misurazione astronomiche fissati in modo arbitrario. Così, ad esempio, si hanno notizie che De Arcilla, professore dell'Università di Salamanca nel XVI secolo, affermò come la storia antica fosse stata creata nel Medioevo. Andando avanti nel tempo, veniamo a sapere come anche Isaac Newton produssero gli studi in cui giunse alla conclusione che la versione scaligeriana della storia fosse inconsistente in molte sue sezioni e revisionò profondamente la cronologia antica, presentando una versione molto più breve, dichiarando anche come gli eventi oggi fatti risalire ad un'epoca antecedente a quella di Alessandro Magno fossero in realtà ascrivibili ad un'epoca molto più tarda nel Medioevo. Curioso è il fatto che almeno qui in Italia non si sa nulla di queste ricerche di Newton, che peraltro sono state pubblicate anche senza il suo volere, e che lo hanno esposto a critiche molto pesanti da parte della comunità di storici e archeologi, che in molte occasioni lo hanno definito pazzo. Continuando a ricercare le varie figure che nel tempo hanno criticato fortemente la versione scaligeriana della storia, si arriva all'importante contributo del gesuita francese, esperto di numismatica, filologia, storia ed archeologia, Jean Hardouin, direttore della Biblioteca Reale Francese, che mosse un'importante critica alla costruzione della storia scaligeriana, ritenendo che la maggior parte dei monumenti dell'antichità fosse d'epoca molto più tarda o addirittura che si trattassero di falsi. Peter Nikiforovich Kreskin, segretario personale di Pietro I, criticò duramente la versione consensuale della storia romana, che era considerata molto fresca e recente durante la sua epoca. In Germania troviamo il filologo tedesco Robert Waldauf, vissuto nella seconda metà del XIX secolo, professore dell'Università di Basilea, autore dei volumi che compongono l'opera in quattro tomi, Storia e Critica, che giunse alla conclusione che molti importanti scritti considerati antichi in realtà fossero stati prodotti nel Medioevo. In Inghilterra fu lo storico Edwin Johnson a ritenere che la storia dovesse essere significativamente ridotta. I suoi lavori sono di straordinaria importanza e i risultati presenti in essi rivoluzionari. Secondo le sue ricerche, la Chiesa cristiana fu creata nei monasteri benedettini della Francia, a Parigi e Lione più precisamente, intorno al 1500. Il classico Padri della Chiesa fu scritto, seguito successivamente dal Nuovo Testamento, da monaci poco qualificati. Secondo lui, la riforma di Martin Lutero fu il primo tentativo di bloccare l'espansione della Chiesa cattolica francese, che prima di allora non esisteva. Johnson è conosciuto soprattutto per la sua critica volta alla storiografia cristiana. Oltre a queste figure già accennate, troviamo in epoche più recenti i lavori di Wilhelm Ferdinand Kammayer, che scoprì che quasi tutti i documenti europei considerati antichi erano dei falsi risalenti al periodo medievale. Nikolaj Aleksandrovich Morozov,
effettuare gli studi sulla cronologia e con lui si ebbero degli importanti passi in avanti in questa disciplina che divenne una vera e propria scienza. Applicò metodi scientifici di analisi cronologica sottoponendo a revisione la cronologia scaligeriana ed arrivò alla conclusione che molti eventi astronomici descritti nelle cronache e attribuiti all'antichità si fossero verificati in realtà in epoche molto più tarde. Questi sono solo alcuni esempi, ma ne potremmo citare altri volendo. Continuando a parlare della situazione cronologica in generale, si può affermare che la fase che vede protagonisti i personaggi sopra descritti fu essenzialmente la prima in una lunga serie di tappe dello studio della cronologia, che vide durante il tempo anche l'attuazione di un'importante opera di insabbiamento di questi studi e soprattutto di inquinamento volti a gettarli nel dimenticatoio. Questa è la tappa che va da prima del XX secolo fino agli anni 70 del Novecento, dove gli studi di Morozov in Europa vengono soppiantati per lasciare spazio a quelli di Immanuel Velikonsky, famoso medico psicanalista nato in Russia e vissuto in Inghilterra, Palestina, Germania e USA. Egli rilevò delle incongruenze nella versione scaligeriana e cercò di motivarle con la teoria del catastrofismo, ma allo stesso tempo cercava di difenderla da radicali revisioni. La verità è che la sua versione risultava stentata e conteneva numerosi errori significativi ereditati dalla cronologia di Scaligero e Petavius. La maggiore diffusione in Europa dei suoi scritti fece cadere nell'oblio quelli di Morozov, facendo nascere nell'Europa occidentale una sorta di resistenza al discorso nuova cronologia. La verità è che un fatto importante deve essere tenuto in forte considerazione quando si parla di cronologia, e cioè che essa, sia per quanto riguarda la versione scaligeriana che le altre presenti nell'epoca in cui fu introdotta, tutte traevano origine da quella ecclesiastica. Sappiamo quanto un tempo, come ora del resto, la Chiesa fosse influente e principalmente la storia che si conosceva era fondamentalmente quella della Chiesa, e molti dei cronologisti che contribuirono a creare le varie versioni della stessa erano loro stessi uomini di chiesa, e questo lo si nota già andando ad analizzare le figure di Scaligero e Petavius menzionate in precedenza. La loro stessa versione si basava su opere di matrice ecclesiastica e si può affermare oggi che le basi furono gettate da Eusebio Panfilo, conosciuto come Eusebio di Cesarea, datato al presunto IV secolo d.C., che curiosamente è raffigurato in abiti medievali in un'opera datata al 1455. La cosa curiosa è che nonostante si faccia risalire Eusebio di Cesarea al IV secolo d.C., quella che fu ritenuta una delle sue opere più importanti, intitolata Storia dei tempi dall'inizio del mondo al Concilio di Nicea, venne alla luce solo nel tardo Medioevo. Un fatto che cattura la nostra attenzione è quello che vede Niceforo Callisto, nel XIV secolo, cimentarsi nello scrivere un'opera simile, tentando di riscrivere i primi tre secoli, di ripetere la storia di Eusebio, ma venne fuori che effettivamente le due opere erano molto simili. Questo è uno dei tanti parallelismi che si incontrano analizzando la storia e che tratteremo più avanti. Quindi, per ricapitolare, abbiamo quella che si ritiene essere l'opera antica più importante di Eusebio, tra l'altro dipinto in abiti rinascimentali, essere rinvenuta solo nel periodo tardo medievale. Prima non se ne sapeva nulla. Nello stesso lasso di tempo, Niceforo Callisto, durante il Rinascimento, scrive un'opera tal uguale a quella del cronista antico. A questo punto sorge una domanda: Eusebio è esistito veramente o è semplicemente un riflesso del personaggio più recente, vissuto in epoca rinascimentale, e cioè di Niceforo Callisto? Un altro esempio riguardo Eusebio è quello riguardante un quadro degli artisti Cesare Nebbia e Giovanni Guerra, creato nel 1585-1590, che ritrae San Girolamo ed il suo leone addomesticato che visitano la biblioteca del cronista antico. Anche in questo caso non si può far meno di notare che il tutto sia raffigurato in contesti medievali e rinascimentali, o forse anche più tardi, nel XVI-XVII secolo. Questi esempi potrebbero indicare il fatto che artisti e scrittori del tardo Medioevo avessero rappresentato eventi e personaggi a loro contemporanei o recenti, che successivamente i cronologisti di scuola scaligeriana fecero slittare indietro nel tempo relegandoli all'antichità. Quando si parla di cronologia ecclesiastica bisogna dire che essa si basa su quella biblica, che fa partire la sua datazione dalla creazione del mondo.
Questo è un aspetto importante, poiché molti vecchi documenti fanno partire la loro datazione degli eventi a partire da Adamo o dalla creazione del mondo, ma della stessa esistono più di 200 versioni e con un'oscillazione di 2100 anni. Scaligero e Petavius furono i primi ad applicare il metodo astronomico per tentare di confermare la loro versione e non certo per verificarli in modo critico. Ne risultò una datazione arbitraria dei vari eventi astronomici accorsi nei secoli, ed il fatto che questa disciplina era in seno alla corte ecclesiastica non si ponevano nemmeno il problema di mettere in discussione e verificare il materiale cronologico dei padri della Chiesa. Insomma, se la cantavano e suonavano come gli pare. Era infatti frequente che gli stessi, insieme alle loro schiere di fidi storici e studiosi, insorgessero e criticassero veemente chiunque osava solo mettere in discussione la loro versione cronologica, etichettando chiunque osava farlo come non sano di mente. Insomma, nulla oggi è cambiato rispetto a quei tempi. Ora, torniamo alla cronologia romana. Come vedete è stato necessario fare un excursus storico per quantomeno introdurre al problema e dare un contesto al tutto, e far comprendere come la stessa abbia tratto origine da una cronologia ecclesiastica tutt'altro che fidata e attendibile. Di conseguenza, tutto si riflette sulla cronologia romana, e questo lo sa bene Theodor Mommsen, storico numismatico, epigrafista, giurista e filologo tedesco ed esponente dell'ipercriticismo del XX secolo, che non si fece problemi ad avanzare critiche verso questa cronologia, sottolineando nel corso dei suoi lavori i numerosi anacronismi e inesattezze presenti nella stessa. Contrariamente a quanto si crede oggi, nel Medioevo si sapeva che fatti riguardanti ad esempio la fondazione di Roma si fossero svolti un tantino diversamente. Ad esempio, secondo i due storici medievali Ellenico di Mitilene e Damaste di Sigeo e più tardi Aristotele, Roma fu fondata da Enea e Odisseo subito dopo la caduta di Troia. Ora, nella versione da noi conosciuta, Roma venne fondata nel VII secolo a.C., 500 anni dopo la guerra di Troia, che si ritiene essere avvenuta nel XIII secolo a.C. Una testimonianza questa, se si può chiamare così, ci arriva curiosamente da una miniatura presente nel libro francese Cronaca Mondiale, intitolata «I troiani fondano le città di Sicambre», perdonate la pronuncia, «Venezia, Cartagine e Roma». Il fatto che si palesa è che il tutto viene raffigurato in contesti medievali e gli imperatori troiani indossano un caldo copricapo invernale, simile a quello russo, con il parorecchie. Questa era una leggenda ben conosciuta al tempo, che riguardava non solo la fondazione di Roma, ma anche di altre città. Si trattava di una leggenda o rappresentava la realtà dei fatti? Inutile dire che gli storici moderni considerino questi fatti riportati dai loro colleghi medievali come delle sciocchezze e sottolineino la loro inaffidabilità. Fatto sta che abbiamo 500 anni di differenza tra le due versioni. Anche qui siamo di fronte ad un aspetto importante, poiché dalla fondazione di Roma, come si dice ab urbe condita, si datano e fanno partire numerose fonti scritte, se non tutte. Gli storici Razig e Martinov hanno mosso profonde critiche nei confronti delle fonti pervenute a noi riguardo all'antica Roma, sostenendo che in realtà i grandi annali romani non ci sono mai pervenuti. Si può ricavare del materiale e fare delle presupposizioni soltanto sulla base degli scritti degli storici annalisti romani, che purtroppo ci sono arrivati in qualità molto scadente. Ancora lo stesso Martinov asserisce che né Diodoro né Tacito presentano una cronologia giusta e non ci si può fidare dei Fasti, che non sapevano chi fosse il console e in quale anno fosse stato eletto, e molti documenti che sembrano essere veritieri sono stati fabbricati in realtà molto tempo dopo. Se da Roma si passa all'Egitto, scopriamo che la situazione non è delle migliori. Tutte le incongruenze sono presenti in ogni parte della cronologia scaligeriana, anche in quella dei faraoni egiziani. A tale proposito, nel XIX secolo, ci fu uno scontro tra i sostenitori della cronologia breve e quella lunga. In questo senso, la cronologia presentata da Erodoto è molto più breve di quella di Maneto, e molte volte accomuna tra loro faraoni che dovrebbero essere distanti di secoli l'uno dall'altro. Gli intervalli temporali tra alcuni faraoni in Erodoto sono a volte più brevi di 1000 anni. L'insediamento di Menes viene fatto risalire ad anni differenti in ognuna delle versioni delle tavole contemporanee,
e troviamo che qualcuna la fa risalire all'anno 3100, altre il 3000, ed in totale si può stimare un'oscillazione che raggiunge 2700 anni tra le diverse date. La datazione proposta da Champollion e quella proposta da Palmer è di circa 3643 anni. Ripeto, 3643 anni di differenza. Insomma, dal quadro proposto finora sembra che la situazione non sia idilliaca e che, contrariamente a quanto ci viene propinato ogni giorno e da quando siamo piccoli e ci accingiamo a leggere la storia sui libri di scuola, essa sia tutt'altro che affidabile. Molti storici, archeologi e addetti ai lavori sono ben consapevoli dei problemi che affliggono la cronologia e le datazioni in generale. Purtroppo preferiscono lasciar perdere e continuare a vivere nell'illusione piuttosto di stravolgere tutto ed essere pronti a riscrivere interamente la storia. Se essa si basa sulla cronologia romana, che come abbiamo visto è inconsistente, e a sua volta quella romana si basa sulla cronologia ecclesiastica, anch'essa priva di fondamento. Su quale base noi oggi riteniamo che la nostra storia sia attendibile? Io la risposta ce l'ho e penso sia soltanto frutto di un grande condizionamento mentale subito per mezzo dell'indottrinamento perpetrato fin dalla tenera età. Alla fine si sa che una menzogna ripetuta poi diventa realtà ed è quello che è stato fatto finora. Per oggi è tutto, ragazzi. Grazie dell'attenzione e ci rivediamo al prossimo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Nei prossimi video andremo ad analizzare meglio la figura di Edwin Johnson, che come abbiamo accennato per la storiografia cristiana e ha dato dei contributi importanti che sono stati utilizzati anche nella ricerca condotta da Fomenko e Nosowski riguardo alla loro nuova cronologia. Quindi restate connessi e ci vediamo alla prossima.